Mario! Dai! Ciao Mario! Ciao! Mario! Ehi, ciao! 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 Dai, speri! Dai! 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 Da posto, Mario? Speri! Da posto? Allevatori in erba, ciao a tutti! Ebbene sì, il trasferimento degli animali è completamente concluso. Gli ultimi a lasciare la vecchia fattoria, eccoli qua, loro due, Mario e Speranza. Finalmente sono arrivati a casa. Sono arrivati per ultimi perché abbiamo dovuto aspettare un po' i tempi della burocrazia, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche il codice stalla per Mario e Speranza, per i nostri equini. Finalmente abbiamo potuto portarli a casa con noi. Tanta gioia, sono più di 6 mesi che praticamente gestiamo due fattorie in due posti diversi. Con la problematica del trasferimento, per noi avere tutti gli animali finalmente qui alla nuova fattoria è stato tirare un gran sospiro di sollievo. Adesso loro sono in ottima compagnia perché io abito proprio qui dietro, quindi tutte le mattine i miei figli, prima di andare a scuola, e vengono a portargli un po' di carote, al pomeriggio ci giocano, noi siamo sempre qui. Adesso, con il fatto che non dobbiamo più spostarci, possiamo dedicarci finalmente molto di più a loro. Per noi la cosa importante era riaverli finalmente, si stanno abituando alla nuova location. Questo era un video che volevamo fare da tantissimo tempo. Finalmente eccoli qua, insomma. I lavori alla fattoria non sono ancora finiti, il percorso è ancora lungo, però ecco, per noi è tanta roba, tanta soddisfazione. Bene, niente, questo era quello che vi volevo dire. Mario e Speranza vi salutano dalla fattoria del Verdemondo, vi saluto anch'io. Ci vediamo al prossimo appuntamento e vi faremo vedere le api. Quindi parleremo di api, non parleremo di avicoltura ne parleremo fra un paio di settimane. Io vi saluto e vi rimando al video della prossima settimana. Ciao a tutti, a presto ragazzi.